Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi vi farò vedere delle ricette davvero facilissime, sfiziosissime, ma soprattutto sane e perfette per una dieta equilibrata. Partiamo subito dalla colazione. Oggi faremo la fetta misù con crema al cocco. Questa crema al cocco non ha latte, non ha mascarpone, non è fatta con lo yogurt, ma è fatta con latte di cocco, quello in lattina, che può essere un sostituto ideale per la panna. Allora, andiamo a mettere 2-3 cucchiai di crema di latte di cocco. Questo lo trovate per esempio alla Lidl. E ci mettiamo anche un cucchiaio di cacao amaro e un cucchiaio di dolcificante a piacere, in questo caso utilizzo lo sciroppo di agave. Mescolate con una frusta e otterrete una crema. Se lasciate il latte di cocco in freezer, addirittura potete arrivare ad avere la consistenza della panna montata. Questa la mettiamo in frigo a riposare. Nel frattempo prepariamo il caffè che ci servirà per bagnare le nostre fette biscottate, che andiamo a diluire con un bicchierino di latte. In questo caso io utilizzo il latte di mandorle. E una volta freddo vado a immergere giusto un secondo le mie fette biscottate e le vado a ricoprire con la mia crema al cocco e al cacao. E la nostra colazione è pronta, è davvero buonissima, dovete assolutamente provarlo e poi potete variare. Potete mettere magari al posto del cacao della farina di cocco e lasciare la crema in bianco. Provatela e poi fatemi sapere. Allora, passiamo al pranzo. Io la pasta non la mangio praticamente mai, la mangio quasi una volta a settimana. Oggi ho fatto delle tagliatelle con ragù di lenticchie. Il ragù l'ho preparato nella maniera più classica possibile. Ho messo un cucchiaio di olio d'oliva e un trito di cipolle, carote e sedano che ho fatto davvero solamente riscaldare, neanche soffriggere. Dopodiché ci ho messo le lenticchie già cotte, le ho fatte saltare un pochettino e poi ci ho messo la passata di pomodoro che ho diluito con un bicchiere e mezzo di acqua. Ho salato, pepato, ci ho messo anche del basilico fresco e ho fatto cuocere per circa una mezz'oretta fin quando comunque la salsa si sarà addensata. Dopodiché nel frattempo ho cotto le tagliatelle e il mio pranzo è pronto. La quantità della pasta ovviamente la scegliete voi in base alla vostra dieta. Passiamo allo snack. Oggi facciamo insieme il Kinder Cereali Fit in vasetto. Anche questo facilissimo da fare ed è davvero uno snack golosissimo. Allora, vi servirà del riso soffiato che ho fatto tostare su una padella in modo tale da avere il riso soffiato più croccante. L'ho lasciato raffreddare e ho messo da parte 2 cucchiai di riso soffiato che ci servirà per la copertura. In un'altra ciotola vado a metterci lo yogurt greco insieme al riso soffiato che ho fatto raffreddare e ho mescolato, ho livellato e ho messo un attimo in frigo. Se volete potete aggiungere anche il dolcificante, io l'ho fatto, ho utilizzato sempre sciroppo di agave. E nel frattempo vado a sciogliere il cioccolato a cui vado a metterci giusto un cucchiaino di olio. Io utilizzo l'olio d'oliva ma potete utilizzare l'olio di cocco che permetterà alla cioccolata di rimanere un po' più morbida quando si addenserà. Quindi la vado a mettere nel rimanente riso soffiato e poi vado a stenderlo sopra lo yogurt. Questo va in frigo, si fa raffreddare, dopodiché si può mangiare. E ecco la mia merenda. Passiamo alla cena. Ho preparato un avocado toast con uovo in camicia. Le uova sono molto importanti. Se per esempio voi non le mangiate, potete tranquillamente sostituirle con dei pomodorini o altra verdura. Allora, all'interno di un mixer vado a metterci un avocado maturo, mezzo succo di limone, un cucchiaino di olio d'oliva, sale e pepe. Vado a mescolare e a tritare tutto fino a creare una cremina. Nel frattempo vado a tostare 2 fettine di pane e in una pentola faccio riscaldare l'acqua, la faccio sfiorare il bollore, dopodiché con un mestolo vado a creare una sorta di vortice per poi metterci all'interno un uovo intero. Non toccatelo per niente, lasciatelo così fin quando si avvolgerà, diciamo, nel suo bianco e sarà cotto.
L'uovo in camice è molto delicato, quindi è difficile da fare. Non lo faccio perfetto, però dai, per il momento mi viene abbastanza bene. Allora metto la cremina all'avocado sopra il mio toast e poi infine vado a metterci sopra il mio uovo in camicia. Un po' di prezzemolo tritato e il mio avocado toast è pronto. Questa è stata la mia cena, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Vi aspetto nei prossimi video con tantissime altre ricette. Se vi siete persi gli altri video, vi ricordo che c'è una playlist dedicata alla mia dieta equilibrata. Io vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!